Quando si arriva all'altezza dell'incrocio tra Viale del Lido e Via Pietro Rosa a Ostia, si avverte un vuoto immenso. È stato tagliato lo storico ed enorme pino con il quale i residenti sono cresciuti. Questo ennesimo sfregio alla natura ha spinto il Comitato Salviamo la Riserva di Procoglio ad organizzare un sit-in. Abbiamo organizzato questa assemblea pubblica proprio per chiedere agli altri cittadini di partecipare insieme a noi, insieme al comitato, per sensibilizzarli su quello che stanno facendo alle nostre alberature. Ora, quello che è successo a questo pino ha sconvolto molte persone di Ostia, ma guardando pure quello che hanno fatto anche in questa via pochi giorni fa a queste altre alberature, che l'hanno potata in un modo indegno. Vediamo dei lavori fatti malissimo, sia a livello di potature che si rivelano poi capitozzature che sono comunque sia vietate dal regolamento del verde del Comune di Roma. E poi la gestione malata, diciamo, no, fra virgolette, del verde. Il problema è che noi cittadini comunque non riusciamo a farci ascoltare più che altro, perché tra di noi c'è anche, come dire, un'intesa e riusciamo spesso ad intervenire laddove vediamo che succede qualcosa di strano come gli abbattimenti degli alberi o le capitozzature. Il problema è poi farci ascoltare dalle dovute sedi. C'è una legge del 92, la 113, che praticamente diceva di piantare, tutti i comuni italiani devono piantare tanti alberi quante erano state le nascite dell'anno precedente. Qui a Ostia dal 92 di nascite ce ne sono state, invece di aumentare il patrimonio arboreo è diminuito. Con l'occasione è stata avviata anche una raccolta firme. Lo scopo è di far rispettare il regolamento del verde dalle istituzioni e di rispettare appunto le alberature e di avere un po' più cura del verde che abbiamo, di preservare il verde. Siamo in emergenza climatica, siamo in emergenza sanitaria, allora io domando alle istituzioni che valore hanno questi elementi se continuano a desertificare le città. Come Comune di Roma siamo dotati dal 2021 di un regolamento sul verde pubblico e sul verde privato che prescrive come effettuare la cura delle nostre essenze arboree e anche come intervenire quando è necessario per tagliare e poi sostituire le alberature. Come amministrazione municipale, quando interveniamo su singoli tratti stradali, è una nostra attenzione quello di far sì che le tazze vengano rifatte in modo congruo, sia dato all'albero un giusto spazio per il proprio apparato radicale. E siamo intervenuti in alcune occasioni anche effettuando nuove messe a dimora, ad esempio a Via delle Azzorre abbiamo piantato 28 lecci.